Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Oggi video molto particolare perché non mi avete mai visto così, mai visto in piedi. Dietro di me c'è la Saroschi che sta registrando il video. Esatto. Siamo con il telefono, ragazzi. Oggi video particolare, ripeto, perché andremo a fare un unboxing. Un unboxing della nuova sedia che mi sono comprato. Da, lo diciamo a dove? No, meglio non dirlo. Ragazzi, andremo ad aprire e provare la nuova GTX Trust. No amore, è GX Trust. GX, GTX, GTX è quella so che cos'è. Avevo prima, vaffanculo, questo lo tagliamo. GX Ma questo Trust. È quello della diretta. GX Trust, Gaming Chair, aspetta, Ruglia. Facciamo un... Ragazzi, sono un tedesco, cioè ditemelo. Queste sono perché ha le dita più lunghe delle altre, raga. Queste sono le slide, le scarpe fake di Kanye West, di... come si chiamava quella marca che l'avevo presa? Non mi ricordo, è andata via. Come Trussardi, come cos'era? Mary. Sì, Trussardi, da Globo, certo, 10 da euro. Da Globo, vabbè, raga. Comodissime. Comunque, allora... Vieni qua, Saros. Ruglia, ragazzi, quindi il modello è questo. Soprattutto made in China. Vabbè, quello potevamo anche evitarlo. Comunque, ragazzuoli belli, io adesso vado ad aprire la scatola. E vi mostriamo cosa c'è all'interno. Cosa c'è all'interno e poi andremo a montarla con l'aiuto della Saroschi. Tempo, non lo so, 15-20 minuti, un'ora? Vediamo, ragazzi. Allora, Saroschi, l'hanno imbottita bene, ti devo dire la verità, eh? Quindi vediamo un attimino se tagliamo così. È ben imballata. Wow. Ragazzi, le forbici della mamma funzionano sempre. Non altro sono... che il taglierino di... Shane. Sono forbici dalla punta arrotondata, comunque. Non è vero. Giovanni Mucciaccia può solo imparare da me. Andiamo. Allora, li abbiamo aperto. Vediamo un attimino qua, Saroschi. Cosa ci va a raccontare questa bella sedia? No, ovviamente l'ho provata prima di comprarla, ragazzi. Mi raccomando, anche voi fate lo stesso. Non comprate a scatola chiusa. Ok. Mi spacco. Ok. Don't try this at home. Pezzettino adesso. Lo sentite questo rumore? Questo è video ASMR, raga. Non ha fatto un cazzo di rumore. Ok, wow, minchia, così grande era. Eh sì. Ragazzi, se questo è solo il piede, vi lascio immaginare il resto. Ragazzi. Primo cuscinetto lombare per questa parte della schiena principalmente, ma lo potete poi regolare successivamente, metterlo magari anche proprio su, non lo so, seconda di come vi viene meglio. Esatto. Next! Oh, sembra la stella di una stella marina, quella di... non mi viene mai il nome. Bello pesante. Raga, qualità. Ventola. La poggiamo così. Next. Se no mi spacco tutto qua. Vediamo un attimo. Prima del next, fatemi capire bene come cazzo l'hanno messo questo. Così, easy. Ci sarà un casino dopo, Saroschi, dovrò pulire tutto. Ok, qua c'è l'altra parte della sedia. Interessante. Questo è tipo un... Questo è quello che va poi lì sopra, dove ti regoli per alzare e abbassare la sedia. Next. Ci siamo. Pezzo parte forte. Principale. Sei poco credibile, comunque. Si sente poco... L'ASMR, ragazzi, si sente. Esatto. Allora, siamo arrivati alla parte principale, lo schienale della sedia. E qui, raga, abbiamo un fantastico Shawn Michaels a WrestleMania 10. Bello tosto, ragazzi, bello... Seggiolino? Bello imponente. Seggiolino, che cazzo che minchia, che bambino! Saroschi. Andiamo a... Voi, raga, non vi posso far sentire il materiale, però... È resistente, poi magari dopo vi leggo tutto come... Sì, ciao. Come... Beh, un minimo bisogna informarli questi ragazzi, se vogliono la sedia anche loro, ragazzi, ci penso, ci vediamo dopo, lo racconto dopo. Una volta montata. Cosa abbiamo? Stai registrando?
Sì. Swarovski, prima di avvisare. Cosa abbiamo? Qua forse abbiamo... È da aprire, è da aprire. Fammi sentire, aspetta, aspetta. Bulloni. Raga. Su TikTok ormai va così. Qua abbiamo bulloni, ragazzi. Bulloni. Sicura. Ti metto quello che vuoi. Next. Oh, c'è il... Un altro cuscinetto. Un altro cuscinetto. Sì, questo è... Questo fammi vedere, dai, a me. Cabeza, Swarovski. Lo mostro. GX Trust. Esatto, questo è per la... per poggiare la testa, ragazzi. Per la testa, Swarovski. Next. Un ragazzi, bracciolo. Il primo bracciolo è qua. Molto comodo. Quindi uno ce l'abbiamo. Uno c'è, quindi almeno un braccio lo posso appoggiare. Ok. Andiamo avanti. Secondo bracciolo. Secondo bracciolo. E anche il braccio destro ce l'abbiamo appoggiato, ragazzi. Next. Pezzo forte finale. Sedile da 280 kg. Possiamo appoggiare il culo, ragazzi. Next! Ragazzi. Raga, dopo che avete tolto tutto, ovviamente, perché all'interno c'è solo cartone. Assicuratevi sempre che sia esatto, tutto vuoto e pulito all'interno. Perché una volta bisogna fare spazio. Esatto. Chiudiamo. Poi si apre. Dovete prendere un po' di aria in queste circostanze, ragazzi. E poi si prende e si carica tutto. Stavo per cadere. Ragazzi, dal mio bellissimo sedile in schiuma sagomata e legno sostenibile vi do il benvenuto alla nuova sedia di Richard. Facciamo un piccolo check. Un piccolo check? Te la giro, Swarovski? Vai, fammi una... Facciamo un piccolo... Rotation a 360 gradi. Troppo lento? No, non preoccuparti. Poi... Okay, fammi vedere i dettagli, Swarovski. Vaga. La pelle, no, non di è pelle. Serpente. Allora, non è pelle, ragazzi, non è simipelle. È tessuto traspirante, ok? Esatto, così. Questo dà un effetto di freschezza e comfort. Poi... Così d'estate non vi suda il culo, ragazzi. Allora, cuscinetto. Cuscinetto per la cabeza. Tra lavabile. L'altro ottimo perché è in tessuto, quindi si può lavare. Esatto, così quindi se ottimo per vi suda la testa o i capelli, ragazzi, questo ogni settimana lo buttate in lavatrice. Ed è fatto. È tutto a posto. Poi abbiamo cuscinetto per i lombari, per chi soffre di mal di schiena come il nostro vecchio amico. Qua, ragazzi. E tra l'altro si può sollevare a proprio piacimento, esatto, quindi top. Ce l'ha qui giù, se no lo potete spostare, lo potete mettere qui giù. Ma io esatto, momentaneamente me lo tengo qua giù. Poi facciamo vedere. Braccioli. Braccioli molto vai, importanti inseriti, perché ti puoi accomodare. Standard, così, basso, mm-hmm, livello 0, oppure lo possiamo a vari step, 2... 3 sarà anche di più? E basta. Ok. Fanculo. Vari step e soprattutto, cosa più importante, ragazzi, questo si può girare in diagonale. Diagonale. In diagonale. Molto, molto comodo, ragazzi. Molto comodo. Poi qua abbiamo la manopolina per abbassare lo schienale. Addirittura ci possiamo letteralmente coricare. Non sto scherzando. Ce la puoi vedere? No. Potrei non rialzarmi con la schiena, ragazzi, sono Shawn Michaels praticamente. Però sì, voi tirate indietro questa, ragazzi, e letteralmente vi addormentate sulla sedia, ragazzi, così. Giusto. E ti guardi il film lì, perché c'è la TV lì. Vabbè, adesso non la inquadriamo. No, non la vuoi inquadrare? No. Vabbè, peccato. Ragazzi, mi raccomando, se schiacci, scendi. Se alzi il culo e schiacci, ti alzi, ragazzi. Cioè... Più di così, cosa volete dalla vita? Non lo un so. Un vulcano. È bella robusta, te lo posso dire. Il confronto all'altra che avevamo, Swarovski, sì, è veramente spaziale. Si sente il legno massello, si sente. Sostenibile, non massello. È sostenibile, ragazzi, è sostenibile. Sostenibile. Niente, nessuna sedia dire, è stata maltrattata. Esatto. Non siamo stati pagati, quindi questa è tutta pubblicità gratuita, ragazzi. Però se GX Trust decide di mandarci un'altra sedia per la Swarovski, noi siamo ben felici di accettarla. Esatto, grazie. No, ragazzi, nessuno, anzi io ho speso di tasca mia. Sta piangendo. Questo mi costerà tante cene fuori, raga, per le prossime settimane. Ciao, faccio. Troppi ricordi. Che dire, facciamo che vi darò la recensione nei prossimi video. Adesso la testerò approfonditamente. Giusto, Swarovski? Me giusto, lo confermi? Giusto. Ok, perfetto.
E nulla ragazzi, io sono contento dell'acquisto, spero che se anche voi siete in cerca di una sedia da gaming, spero che questa bellissima GX Trust faccia il caso vostro. E nulla, Saros, io direi di buttarci direttamente nel vivo dell'azione e testarla per una prossima recensione. E ricordatevi sempre, ragazzi. Sentite. La vita è come un biscotto, se piove si scioglie. E con questo vi do appuntamento nel prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!